Buongiorno Davide, stamattina buio, buio totale. Comunque, la scorsa settimana è stato lanciato GPT-4 e di questo ovviamente hanno parlato tutti, tranne me, che ero a fare altre robe. Ma questo non è stato l'unico annuncio legato agli strumenti di IA. Anzi, vale la pena, credo, di fare un punto su cosa è stato lanciato e come si sta strutturando l'offerta di mercato. Un punto molto parziale perché i nomi in ballo sono davvero tanti. Iniziamo proprio da una rapida occhiata a GPT-4, che è l'ultimo modello creato da OpenAI. GPT-4 è un modello multimodale che accetta input sia di testo che di immagine ed emette output di testo. È stato pensato per esibire prestazioni a livello umano su vari benchmark professionali e accademici. Ad esempio, ha superato un esame simulato per avvocati con un punteggio tra i primi 10% dei candidati. GPT-4 è stato ovviamente allenato su un enorme dataset proveniente dal web e da altre fonti ed è stato reso più sicuro grazie al feedback umano e ai test avversariali, che sono una serie di tecniche che provano a ingannare l'algoritmo per valutarne la robustezza, esponendolo a situazioni anomale o ostili. GPT-4 è disponibile tramite le chiamate API e per gli utenti di ChatGPT Plus. Passiamo ora a Microsoft, perché Microsoft ha presentato 365 Copilot, che combina la potenza di modelli linguistici di grandi dimensioni con i dati presenti in Microsoft Graph e nelle app di Microsoft 365, con l'obiettivo ovviamente di aumentare, migliorare l'esperienza d'uso in 365 con questa IA. Copilot è integrato in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e tanti altri ancora. Ad esempio, con Copilot in Word è possibile avviare la scrittura di un documento basandosi su un input, in modo da non dover partire da zero. E Copilot qui offre una prima bozza da modificare, in modo simile a quello che abbiamo già visto fare a Notion con Notion AI, di cui abbiamo parlato tempo fa. Inoltre, Copilot è stato integrato all'interno di un'app completamente nuova che è Business Chat. Business Chat è una specie di ChatGPT che funziona combinando il modello linguistico, le app di Microsoft 365 e i dati, dal calendario alle email, alle chat, ai contatti, per eseguire varie operazioni automatiche. Ad esempio, con richieste in linguaggio naturale come spiega al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto, Business Chat genera un messaggio basato sulle riunioni del mattino, le email e le diverse conversazioni nelle chat. Altre cose notevoli che si sono viste in 365 Copilot: la generazione delle slide di una presentazione con tanto di immagini o la trascrizione di un meeting su Teams con tanto di verbale finale. Bene, ora parliamo anche di Anthropic Claude, l'assistente AI sviluppato da Anthropic, che è una società specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, con sede a San Francisco, ma peraltro fondata da due italo-americani che si chiamano Dario e Daniela Amodei. Quindi potreste averne sentito parlare, perché sapete che quando i giornali italiani vedono passare un nome italianeggiante nei comunicati stampa, premono il pulsante rosso e chiamano l'esperto di biografie lampo ricche di italianissimo, italico, genio, Leonardo da Vinci e probabilmente qualche aforisma di Enrico Fermi. Comunque, Claude è un assistente AI che si presenta con le sue API e con una chat in stile ChatGPT ed è basata su un modello allenato con una tecnica chiamata Constitutional AI, che in pratica ha l'obiettivo di renderla più sicura, nel senso che fornisca meno risposte dannose o pericolose. Anche questo prodotto è già disponibile sul mercato ed è più costoso di ChatGPT e Anthropic ha affermato che è già stato integrato in altri servizi come Duck Assist, che fornisce i sommari della ricerca di DuckDuckGo, e anche una parte di Notion AI e una chat chiamata Po, creata da Quora. Parliamo anche di Stability AI, che ha lanciato diverse iniziative. Una di queste è Carper AI, che è un team di ricerca che si occupa di migliorare le prestazioni dell'apprendimento delle preferenze, che è una tecnica che permette ai modelli linguistici di grandi dimensioni di adattarsi alle preferenze degli utenti o dei creatori, generando contenuti più personalizzati e pertinenti. Carper AI ha sviluppato diversi progetti basati sull'apprendimento delle preferenze, come ad esempio CARP, che è l'acronimo di Contrastive Anecdote Review Pre-Training, e CARP Co-op, che è CARP più Context Optimization. Bene, questi progetti usano storie scritte accoppiate con critiche per allenare i modelli a produrre embedding, che sono rappresentazioni vettoriali dei passaggi e delle recensioni, dove una maggior somiglianza tra gli embedding corrisponde a recensioni che si adattano meglio a un dato passaggio. In questo modo si può ottenere una misura di quanto bene una storia soddisfi una certa preferenza. E infine vi parlo della nuova intelligenza artificiale presentata da Baidu, che è il principale motore di ricerca cinese. Si tratta di ErnieBot,
è praticamente il rivale cinese di ChatGPT. ErnieBot è un chatbot che permette agli utenti di interagire con il motore di ricerca in modo conversazionale, usando richieste in linguaggio naturale, esattamente come il nuovo Bing, per intenderci. Si basa sul modello ERNIE, che è un altro acronimo che significa Enhanced Representation Through Knowledge Integration, che è un modello preallenato su grandi quantità di dati testuali ed extratestuali provenienti dal web cinese. ErnieBot è stato presentato dal CEO di Baidu, Robin Li, il 16 marzo durante un evento online, ma ha ricevuto molte critiche da parte del pubblico per le sue prestazioni deludenti rispetto a quelle dei chatbot occidentali come ChatGPT o 365 Copilot, tanto che il CEO ha dovuto rispondere alle critiche dicendo: durante i nostri test interni e da quello che ho sperimentato, il nostro bot non può essere definito perfetto, ma perché lo lanciamo? Perché abbiamo visto la domanda del mercato. Tuttavia, il giorno dopo la presentazione, alcuni utenti hanno ricevuto dei codici di invito per provare ErnieBot al massimo delle sue funzionalità e hanno condiviso le loro esperienze positive sui social media cinesi come Weibo o WeChat. Questo ha fatto rimbalzare le azioni di Baidu in borsa e ha dimostrato che ErnieBot ha ancora un po' di potenziale da esprimere. Bene, secondo me abbiamo fatto una buona disamina del mercato, almeno sulla base di quello che è venuto fuori la scorsa settimana. Ovviamente ci sono altre cose, non abbiamo parlato ad esempio di Llama, il modello che ha presentato Meta, oppure di cosa sta facendo Google, a parte cercare lo smartphone perso nella demo, o ancora del nuovo Midjourney, che è davvero impressionante. Insomma, ci sarebbe ancora materiale per un altro episodio e mezzo, ma per adesso facciamoci bastare questo, poi torneremo su questo argomento appena ci sarà occasione. E grazie per avermi seguito fin qui, io direi che vi auguro un buon lunedì, iniziate la settimana alla grandissima e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.